Come puoi richiedere il reddito di cittadinanza? È semplice. Presenta la domanda a Poste Italiane. La puoi compilare online o andando all'ufficio postale, oppure al CAF. La somma ti arriva attraverso una normale prepagata, che però non potrà essere usata per il gioco d'azzardo. Oltre ai diritti, per te che prendi il reddito di cittadinanza, ci sono anche doveri. Devi dare totale disponibilità al lavoro e a partecipare a un percorso di formazione o inclusione sociale con il supporto di assistenti sociali, se necessario. Collaborare con i navigator e i centri per l'impiego o le agenzie per il lavoro. E contribuire per un massimo di 8 ore alla settimana ad attività organizzate dal tuo comune. Non ci sarà modo di lavorare in nero, né tempo per stare sul divano. Anzi, la figura del navigator sarà fondamentale, perché ti seguirà costantemente nel tuo percorso quotidiano di ricerca del lavoro, standoti vicino e segnalando se ci sono reticenze o irregolarità. Chi non rispetta questi impegni perde il reddito. Chi fa il furbo e presenta documenti falsi o lavora in nero rischia fino a 6 anni di carcere. Il reddito di cittadinanza ha un ciclo di 18 mesi. Dopodiché dovrai presentare di nuovo la domanda. Se avrai ancora i requisiti per altri cicli. Avrai un massimo di 3 proposte di lavoro e se rifiuti anche la terza offerta nel primo ciclo, non avrai più diritto al reddito. C'è un meccanismo per incentivarti ad accettare le prime offerte di lavoro. La prima offerta di lavoro nel primo anno sarà nel raggio di 100 km da casa o a 100 minuti di viaggio. Se rifiuti, la seconda offerta di lavoro sarà nel raggio di 250 km. E se rifiuti questa, allora la terza offerta di lavoro potrà arrivare da tutta Italia. Dopo il primo anno, anche per la prima offerta di lavoro si allarga il raggio a 250 km. E dopo 18 mesi, al secondo ciclo, tutte le offerte di lavoro possono arrivare da tutta Italia. Per le famiglie con persone con disabilità, le offerte di lavoro saranno entro i 250 km. Se decidi di trasferirti oltre i 250 km insieme alla tua famiglia, avrai delle mensilità di reddito in più, che potranno arrivare fino ad un massimo di 12.